Bene, siamo arrivati a fine di questo aprile Super Nintendo, mentre parte il gioco di oggi che è Star Fox. Caspita, Star Fox, mamma che bello che è. Voglio giustamente ringraziare tutti voi che avete seguito, che mi avete seguito in questa incredibile avventura nella scoperta di una minimissima parte di giochi che esistono per Super NES. Quindi adesso vi elencherò rigorosamente in ordine alfabetico per non far torto a nessuno, ma fuori dal coro vorrei salutare anche Magnum CDI, che lui, a lui non piace il Super NES, ma in realtà sotto sotto gli piace più, gli piace forse più del... ma no, dai, scherzo. Ciao Magnum. E adesso, no. Dai, non mordi mica il Super Nintendo, non preoccuparti, non mordi. Ho messo via Sailor Moon perché gli ultimi giochi erano tutti senza scatola, a parte questo, l'ho buttato lì in mezzo agli altri. Vabbè. Bene, allora, finché ci sono le note pomposissime di Starling, che abbasserò un po'. Ok, cominciamo la carrellata dei commentatori e di, insomma, vabbè, ecco. Voglio ringraziare Alessio Poggianti, Albo, soprattutto, che passa sempre, cosa, Alexman, Andrea Rigon, è passato una volta sola, ma tanto lo conosco in real life, quindi. Angelo Treccani, Antonio Fiscarelli, Caffettino Time, Nick bellissimo, Coach Gozap, ciao Coach, grazie, Davide Ghigna, allora, Davide Ghigna, lui è il mio decoratore ufficiale di commenti, oltre ad essere un amante dei gatti. Lui, quando vedo i commenti di Davide, sono proprio contento. E li riempie di emote, di cosine, sono belli, troppo belli da vedere. Demin Bodini, spero di averlo pronunciato giusto, Francesco Daguanno, Francesco Scagnelli, mamma mia, tantissimo che non passavi. Lui, se non ricordo male, lui è molto esperto in un computer, soprattutto in ZX Spectrum. Poi G-Comics, Glorfindel75, Hypercube, Nightmare, che seguiva nei, soprattutto nei video MSX, d'altra parte con un nome del genere, puoi mettere Chrysalid, Chrysalid, Marco Bergomi, Marco Galliani, Marco Giannini, i tre marchi, Massimiliano Martino, Massimo Belardi, ciao Massimo, Michele Lepri, anche lui più attivo quando facevo i video MSX, però insomma, vedo che è apprezzato anche qui, MP Jedi, ciao Veccio, Peppe Caterino, una nuova entrata, non l'avevo mai visto prima nei commenti, quindi, ok? Anche Silvio Bulzoni, è un nuovo, una new entry, Walter Ruggero, che magari non sei parentato con Antonella Ruggero di Mattia Bazar, no? Ma sarebbe bellissimo. Ventom, ciao carissimo. Ventom, anche lui, ecco, lui invece mi segue più sui video MS-DOS. Poi Video Bigini, mitico Video Bigini, grazie mille sempre per passare e per guardare questo mio umile contributo a sta meraviglia che è il retro gaming. E XGauchix, che purtroppo con quelle X davanti ti becchi sempre l'ultimo posto e mi dispiace tanto, perché... però va bene, dai, no, ringrazio, spero di non essermi dimenticato nessuno, ringrazio tutti quelli che sono passati, hanno visto e non hanno commentato, va benissimo. Non c'è problema, io lo faccio per passare un po' di tempo in compagnia ed è un po' anche una scusa per giocare alla fine, no? A sti bellissimi giochi vecchi di una volta che non è... Io sono sempre... Non so se è nostalgia, se è coso, se... Ma posso dirvi una roba? Adesso faccio l'ultima puntata che me frega. Chi se ne frega? Cioè a me piacciono, è l'ora che si ciao. Come si dice da noi in Veneto, MPJ sicuramente lo capirà. Ah, e saluto anche Luke, che non so se ha commentato, però insomma ci sta, lo saluto lui, benvenutamente, lo capiscono anche forse i trentini, e Luca di Trento. Bene, abbiamo tre percorsi, questo è quello più facile, questo è quello medio e questo è quello più difficile. Ovviamente facciamo quello facile, perché vuoi mai? Già. Starwing, che poi dopo, anche lui ha dato vita, insomma, a una lore interessante, dei personaggi interessanti, anche una serie molto, molto bella. Utilizza il chip Super FX, che è questo chip acceleratore grafico, fatto da Argonaut Software praticamente, anche se c'è la casa di software, gli ha detto io vorrei, a chi fa il chip, noi vogliamo un chip così, e loro gli hanno fatto, ed è venuta fuori sta roba. È un dato di fatto,
è meno potente del Virtual Processor di Sega. Però, vabbè. Mamma mia. Allora, Starwing, cos'è Starwing? Tutti quanti dicono che è uno sparatutto su binari. Magari sì, cioè, ma in realtà io l'ho sempre visto come uno sparatutto a scorrimento, però visto da dietro, cioè visto in terza persona. Sì, è vero che in realtà noi siamo limitati nel nostro movimento, però ragazzi è quello che succede in tutti gli sparatutto a scorrimento verticale, cioè tu sei limitato, tu devi andare avanti, il scrolling è automatico, e i nemici ti vengono incontro, chiuso, stop. Cioè, quando gioco a G-Darius, o a Salamander, o a Filosoma, sto dicendo giochi anche per PlayStation, Filosoma, vediamo quanti lo conoscono. Vabbè. E quando gioco a R-Type, cioè, spara tutto a scorrimento, non è uno spara tutto su binari, sì, cioè, anche volendo, però. Finita questa mia vena polemica, perché tanto è l'ultima puntata di Aprile Super NES, il canale mio, e dico quello che voglio io. E se non vi va bene mettete pure il dislike, tanto io dopo li cancello. In realtà non si può. Come funziona? C'è Andross, che è il cattivo di turno. Vabbè, è il cattivo e noi dobbiamo andare a fargli un così, in sostanza. Caratteristica di questo gioco, a me sono sempre piaciuto tantissimo la grafica, il design degli Arwing, che sono i nostri velivoli. Purtroppo nella versione Nintendo 64, perché adesso qua sono molto madonna che mossa professional, sono molto stilizzati, ma hanno una linea che a me piace tantissimo. La versione Nintendo 64 sono giocattolosi, non mi piacciono, sembrano, no, preferisco molto di più questa versione così, aia, così pulita, low poly, come si direbbe, no, a me piace molto di più. Abbiamo in Starwing, utilizziamo tutti i tasti del controller del Super Nintendo. Innanzitutto siamo noi con altri tre compagni di squadra, che servono comunque a dare anche un po' di più di profondità al gioco, perché ci dà proprio l'idea di essere, insomma, siamo proprio in missione, no? Quindi abbiamo i nostri compagni d'avventura che a volte ci chiedono una mano, a volte si infastidiscono se gli ammazziamo il nemico che magari stanno inseguendo. Falco, per esempio, è uno dei più fastidiosi, mi ricordo un mio caro amico. E quindi ecco, insomma, c'è Andro, dobbiamo andare sul pianeta Venom e fargli un mazzo così la finisce di rompere. Abbiamo ovviamente un potenziamento delle armi, si parte subito con un primo colpo, con il colpo singolo, dopodiché si passa con il... si passa al colpo doppio, eccolo qui, e dopo si passa anche al colpo doppio, però tipo con della specie di laser. Adesso non so se avete notato, qua flex un attimo, la memoria muscolare, poi c'è la smart bomb, sempre, anche io sempre ne abuso. Cioè l'ho fatto così tante volte sto livello, che so esattamente quanti colpi, cioè non so il numero di colpi, ma so esattamente dal punto di vista temporale quanti colpi servono per staccare i vari pezzi. Infatti se riguardate la puntata, vedete che quando sparo il primo pezzo a destra, io a un certo punto mi sposto già su quegli altri, perché gli ultimi colpi che devono arrivare lo fanno, servono per farlo cadere. Guardatelo, vedete proprio che a un certo punto mi sposto a destra, intanto lui cade. Cioè, poi ho fatto l'università fallendo, che non mi ricordavo una mazza, però so quanti colpi servono per far fuori il boss di Corneria. Sono le priorità della vita. Quindi questo è un bellissimo sparatutto a scorrimento in 3D ed è proprio bello. La grafica mi piace tantissimo, perché io comunque sono abituato a... Oh, poi anche da bimbo, mamma mia che bello che è Star Fox, Starwing. Non dura tantissimo. Poi anche le musiche sono fatte molto bene. Ah, dicevo, sì, ecco i tasti... Che si è dato un bonus quello. Abbiamo il tasto Y che è lo sparo, il tasto B che serve per rallentare, e infatti in basso a destra vediamo sotto la linea delle... ci sono quattro pallini che sono le nostre smart bomb, e poi c'è una barra
che è la barra, diciamo, del busto o del freno. Se io premo il tasto freno e la barra si consuma e ci mette un po' a ricaricarsi. Viceversa, se io premo il tasto sopra, che è la X, accelero, mi do un'accelerata. Col tasto A uso la Smart Bomb e con i dorsali sinistro e destro, regolo il rollio dell'astronave. Due colpi velocemente sul sinistro e sul destro e faccio il famoso barrel roll. Dual barrel roll. Cioè faccio un avvitamento di 360 gradi, un po' abbondanti in realtà, sul mio asse, sul piano sagittale, non lo ricordo più, non ricordo più purtroppo il non esercizio. Ci sono dei bonus, ci sono delle... Se io colpisco certi asteroidi, se colpisco con una certa sequenza alcune cose, mi appaiono dei bonus, mi appare una bomba, il doppio sparo, addirittura un warp, incredibile. Poi c'è un livello, e sta finendo la voce anche, c'è un livello con un boss assurdo che è una slot machine, no, incredibile. È molto bello, io una partita la faccio sempre volentieri. Star Wing, 11 minuti, adesso la finiamo qua. Ci sono dei checkpoint, non ti dicono quali sono, meglio, te lo dicono nel manuale. Ah, vedete, adesso ho preso l'arma, quella più potente del gioco. Cioè il doppio sparo, però non più poligonale, ma a bitma praticamente. Questi io mi ricordo che... Sparando a qualcuno di questi appariva il warp. Vabbè. Boss. Il boss. Quest'arma qua è parecchio forte. A differenza dell'arma poligonale che invece ci vogliono un po' più di colpi. È parecchio forte. Il livello facile è abbastanza facile, a parte quando ci avviciniamo verso Venom, lì diventa un po' complicato. Se, ripeto, se vi piacciono le musiche dei videogiochi, questa colonna sonora ve la consiglio, che è veramente bella. Tema di Cornetti è stato remixato un milione di volte, è sempre bello, non mi stufo mai. Ecco, io, mamma mia, il design dell'Airwing. Piace un botto. Così lineare, così affusolato. La versione Nintendo 64 è giocattolosa, non mi sembra della chicco, non mi piacciono. Non mi piacciono. Vabbè, ho un bonus, una vita aggiuntiva. Però, ragazzi, io vi saluto perché non voglio far durare questi video troppo lunghi. È una buona partita in realtà, però. Vabbè. Chissà cos'è quella roba lì che passa. Vabbè. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia in questo mese di aprile. Spero di avervi fatto compagnia io, perché quello è l'importante. Di avervi fatto conoscere dei giochi. So, per esempio, che MPJD non conosceva Secret of Mana. Stavo per dire Street of Rage, cioè. Non conosceva Secret of Mana e lo sta giocando e gli sta piacendo anche, nonostante i limiti dei combattimenti casuali, del grinding, dei livelli, vabbè, quello ci sta. Quindi, niente, dai. Vi ringrazio. Ci sarà un maggio Mega Drive? Non lo so. No, non credo. Non credo perché è comunque impegnativo. Ma restate collegati perché di giochi ce ne sono, di console ce ne sono. Il vostro Willy è sempre qui con voi. Tornerò qui il DOS, tornerò in live anche, ho già in mente una live con Magnum CDI, insomma dai, facciamoci passare un po' questo, in compagnia di sano vecchio retro gaming. Io adesso vi saluto, interrompo il video qui, ma in realtà continuerò a registrare. A chi di voi piacciono i video lunghi, adesso sarà un video extra che sarà la continuazione di questa partita. Ma intanto, a chi invece piacciono i video più brevi, che è già durato un quarto d'ora. Basta, basta. Grazie di cuore e al prossimo video. Ciao!